Giornata dei cessi. Mo ogni giorno vi propongo un cesso di me. Ciao, bella a tutti. Siamo tornati con questo nuovo video, ragazzi, perché io non vorrei di niente, ma a sto giro, se fosse entrata la traversa de Vesino, stavamo a parlare di un'altra vittoria dell'Inter. Però a sto giro l'Inter è stata particolarmente sfortunata perché prende una traversa del genere, ovviamente. Mamma mia, vabbè. Da tifoso della Roma, vi dico la verità, meglio un pareggio perché st'Inter mi mette veramente paura. È veramente una grande squadra cinica che concretizza tutte le occasioni da rete. Oggi diciamo che la partita col Torino è stata una bella partita perché ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra. Ho visto però un Icardi un po', come si può dire, in calo, ma come è giusto che sia, non è che tutte le partite alla prima occasione può buttare la palla in rete. Fatto sta che la sblocca appunto il Torino al secondo tempo con Iago Falche. Poi ho detto e ho pensato, possibile che l'Inter perde in casa, ancora imbattuta, contro il Torino che comunque ha dimostrato una grande fase di pressing, una grande fase di gioco, di costruzione, di distruzione, di tutto quello che vi pare? Eccolo là che come al solito Spalletti azzecca i cambi e gli permettono di pareggiare. Mette Eder, poi ha messo anche Brozovic, per fortuna che c'ho il fantacalcio, insomma. Un 6 fa sempre comodo anche se è stato ammonito. E arriva questo pareggio. Ma come vi ripeto, qualora Vesino non avesse colpito la traversa, la palla sarebbe entrata in rete. Quindi non dite Inter culo perché culo. È stata sfortunata, ragazzi, perché quella era una traversa che fanno parte del gioco, le traverse, per carità, non sto a dire il contrario. Però il tiro era veramente bello. Una botta che la traversa sa ancora a fa così. Secondo voi il pareggio è giusto, ragazzi miei? Secondo me alla fine dei fatti sì, il pareggio è giusto perché comunque anche il Torino ha fatto una signora partita. L'Inter che comunque si riconferma ancora imbattuta in questa Serie A. E adesso vediamo quello che succederà alle altre partite perché c'è la Roma che deve giocare con la Fiorentina. Sto per fare la live reaction con mio fratello. Se la volete vedere la pubblicherò domani perché per Italia ci metto 97 minuti. Però sicuramente farò il post partita. Vittoria, sì, vittoria meritata. Pareggio meritato? O doveva vincere l'Inter o doveva vincere il Torino secondo voi? Sondaggio in alto a destra in questo momento. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Io direi che la possiamo chiudere qui. Lascio a voi nei commenti le vostre impressioni, tutto quello che vi pare. Ragazzi miei, a più tardi mi vado a preparare perché c'è una partita abbastanza importante e c'è un po' di strizzarella, insomma, trasferta con la Fiorentina. Vabbè, bella!